Sentiremo anche quelle che sono state le dichiarazioni di Spalletti in conferenza proprio sulla partita che aspetta l'Inter contro la Sampdoria. Prima però partiamo da Roberto Scarpini, sentendo un po' di pareri di quello che ha visto, sia per quel che riguarda l'Inter in Champions League, la vittoria di rimonta sul Tottenham, e poi quella che si aspetta come partita contro la Sampdoria. Beh, la partita contro il Tottenham l'abbiamo vista tutti e sappiamo il significato che aveva chiesto Spalletti prima della gara, cioè una vittoria potrebbe rappresentare quella scintilla che serve per far partire la squadra in una certa maniera. E visto poi com'è arrivata, oggi ha ribadito che la scintilla c'è stata. Adesso bisogna però dare vita a questo fuoco e quindi la partita con la Samp di domani diventa un crocevia importante, diventa una cartina di tornasole, cioè la squadra ha avuto quello che serviva, adesso però bisogna dare continuità perché altrimenti verrebbe vanificato tutto quello che di buono puoi aver trovato nella notte contro gli Spurs. Esatto, è proprio così, effettivamente. Quindi sarà proprio questa partita, Giancarlo Padovan, quella partita fondamentale per provare a elevare l'Inter. Beh, l'Inter ha una tradizione favorevole, almeno se ricordiamo l'anno scorso con la Sampdoria. La Sampdoria ha giocato in settimana, è vero che ha giocato anche l'Inter, Sì. ma la Sampdoria ha una rosa un po' meno Chiaro. importante di quella dell'Inter, qualche infortunio di troppo. Io vedo, non so se c'entri la notte di Champions, però vedo un Inter in ripresa mentale. E secondo me va a fare risultato a Genova. Del resto, al di là di quello che dico io, c'è poco da fare. L'ha detto prima Piero Vitiello, l'Inter se vuole rientrare e deve rientrare nei piani alti e anche, secondo me, nella lotta per lo scudetto, perché la strada è lunga, Sì. ci sono gli scontri diretti, fra poco ci sarà Juventus-Napoli, insomma qualcuno perderà punti, Qualche no, per punto, sì. strada e l'Inter se li prende li riguadagna e l'Inter non può più sbagliare o può sbagliare poco, insomma, ecco, pochissimo. Genova è un crocevia importante, la partita non è facile, ma ripeto, l'Inter ci va col sorriso e con la testa sgombra dalla pressione, dobbiamo fare per forza, perché per forza, secondo me, si doveva fare con il Tottenham È ed è stato stata una partita complicata. complicata, sì. Vinta in Se rimonta. poi andiamo a vedere dal punto di vista della prestazione, non eccelsa, ma i nervi, la testa, la determinazione sono quelli che appunto delle volte ti fanno cambiare con un particolare, il gol, che è un particolare non secondario. Lo scenario. Esattamente, tra l'altro insomma è ritornato protagonista Icardi, che comunque con la Sampdoria ha sempre fatto, contro la Sampdoria ha sempre fatto bene, Luca Serafini a questo punto ritorna convocato Lautaro Martinez, Sì. però adesso vedremo fra poco con Gianluigi anche quella che è la formazione probabile dell'Inter contro la Sampdoria, ma in questo momento Icardi è protagonista e giocherà chiaramente. Io infatti parto dall'ultima frase di Giancarlo che ha detto però la prestazione non è stata granché. E i risultati dell'Inter in queste prime giornate di campionato e in Champions li hanno fatti gli episodi, pro e contro, perché a Sassuolo c'erano degli episodi arbitrali molto discutibili, con il Parma ha preso il gol della domenica che il Parma ha trovato, E non c'era questo. un rigore E c'era un sullo episodio, 0-0. io quello posso dire, Vabbè, però c'era un episodio ancora discutibile, e il perfetto. gol era Perfetto, viziato da un fuorigioco di però disturbo. il problema Può è, interrompere, come sono le può prestazioni. interrogare? Le prestazioni e soprattutto un po' l'atteggiamento, la cosa fuorviante di una squadra che vuole, crede, pensa di giocare per lo scudetto è questa, anche, che si è ripetuta anche nella partita col Torino, che se vogliamo si è ripetuta per 60 e rotti minuti col Bologna prima del gol, è questo atteggiamento che è un po'
fuorviante, cioè manca quel fuoco sacro, vederla da fuori, quella grinta, quella cattiveria, quella determinazione, perché contro il Tottenham arriva questo gol capolavoro di Icardi, che non aveva mai toccato la palla fino a quel momento, e allora parte, sai, l'adrenalina finale, no? Contro una squadra fra l'altro che è in grande sofferenza dopo che ha vinto a Manchester, il Tottenham non si è più rialzato in questa stagione e con tante assenze eccetera, ma questo non è importante. La cosa che l'Inter deve cominciare a far vedere, al di là, puoi anche pareggiare, perdere, non lo so, però devi far vedere una partita come si deve, cioè una partita dell'Inter che fino ad oggi, al di là dei risultati, non si è mai vista. Non si è vista. Andiamo allora a sentire... Si è vista a sprazzi. Si è vista... ma molto, molto a sprazzi, tesoro. Cioè, hai perso due partite su no, quattro. No, si è vista il primo tempo col Torino, è stata un'Inter... Ma no, sì, ma no, semi dai, perfetto. Però no, non no. Una squadra da scudetto. Trovi no, primo tempo gol, col Torino... Buon primo tempo, però io firmo per fare tutte le partite come primo anche tempo io, col Torino. Anche perché vinci 2-0 ci mancherebbe altro. Da una squadra che ha le ambizioni, che ha fatto il mercato che ha fatto, che ha raggiunto la Champions, dal punto di vista del comportamento, dell'atteggiamento, mi aspetto di qualcosa più. Qualcosa di più. Tutto qua. Beh, sì, un certo, tempo se col devi Torino su quattro partite non è abbastanza. Sì, se l'idea è quella di competere contro la Juventus e cercare di insomma, competere di in alto, in insomma, alto sì. Diciamo, ecco, sapendo anche come sta andando la Juventus, che non sbaglia un colpo per il momento e di conseguenza diventa complicato. Andiamo adesso a sentire quello che ha detto Spalletti in conferenza stampa proprio sulla partita contro la Sampdoria. Sentiamo. Per ora sta facendo vedere tutte le sue qualità, ha uno staff insieme a lui di primo livello, perché poi lui riesce a condizionare tutti con la visione del suo calcio che ha. È uno che è sempre propositivo, cioè è una squadra che va a costruire dal basso, che gioca sulle reazioni degli avversari, cioè chi si muove per venirla a prendere, e si comincia da lì, è pronta a giocare in qualsiasi modo, però vuol costruire con la palla corta, con la palla giocata, soprattutto nel settore centrale, perché il rombo nel settore centrale crea un po' di densità, ma se riesci a svilupparci poi dentro questa densità le qualità e ci riesci a tenere questi calciatori, questi quattro calciatori in un settore stretto che riescono a giocare con pulizia, diventa un problema per gli avversari, perché quando ci vai poi a portare i giocatori della linea difensiva ti vanno sempre dietro le spalle, giocano a scavarsi la posizione dove tu non puoi arrivare per poi andarti sempre dietro la linea difensiva. Allora andiamola a vedere insieme Gianluigi quella che dovrebbe essere la formazione dell'Inter contro la Sampdoria. Sì, la vediamo insieme con il modulo che Spalletti ha identificato come il suo preferito anche nell'ultima gara di Champions League, ovvero il 4-2-3-1, prevede la presenza di Handanovic con D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij ed Asamoah per quanto riguarda la retroguardia, Vessino insieme a Brozovic confermati come frangifluti davanti alla difesa, a supporto di tre trequartisti con Politano e Keita Balde in leggero vantaggio su Ivan Perisic insieme a Nainggolan e alle spalle ovviamente di Mauro Icardi. Questa è la formazione dell'Inter, vediamo anche quella che dovrebbe essere invece quella della Sampdoria, sì, che accoglierà i nerazzurri a Marassi nella serata di domani. Ci dovrebbe essere Audero in porta a supporto di una difesa composta da Berezinski, Tonelli, Andersen e Murru, con Barreto, Ekdal e Pratt a centrocampo e Caprari libero di agire alle spalle dei due attaccanti Quagliarella e Grégoire Defrel, protagonista di un avvio di stagione assolutamente importante. È vero, tra De Frel e Quagliarella sono stati i protagonisti di questo avvio di campionato per quel che riguarda la Sampdoria, insomma tra l'altro tutto chiarito, c'era stato un piccolo qui pro quo tra il mister Giampaolo e Quagliarella, tutto chiarito, insomma Quagliarella è fondamentale, poi ci sono delle scelte che fa il mister, deve essere anche rispettato per appunto mantenere l'autorevolezza con tutti gli altri giocatori della squadra, ma è chiaro che Quagliarella è fondamentale non solo in campo ma anche fuori. Voglio farvi ascoltare adesso quelle che sono state le parole di Giampaolo invece nella conferenza pre-Inter. Andiamo a sentire Giampaolo. Bisogna recuperare energia, perché domani la partita è impegnativa, tra virgolette un appuntamento al buio, e poi andremo a scoprire
accendendo la luce cosa c'è. L'Inter ha avuto la possibilità di recuperare un giorno in più e comunque morfologicamente è una squadra che dispone di un motore diverso dal nostro, ma noi se vogliamo fare una grande prestazione dobbiamo per forza di cose recuperare. I dottori, i fisioterapisti si sono attivati affinché, anche perché non siamo abituati a giocare ogni tre giorni, attivarsi ogni tre giorni è oltre che un problema di natura fisica è anche e soprattutto la capacità di riattivarsi mentalmente, di poter sostenere mentalmente ancora una prestazione di alta intensità. Un po' di polemica per quel che riguarda Giampaolo, magari per il recupero che c'è stato mercoledì contro la Fiorentina, dice non sono abituati a giocare così tante partite. La partita ricordiamo... però andava a recuperare. Ci sarà poi l'infrasettimanale. Ho capito, ha maggior ragione. Ha maggior ragione Giancarlo. Sì, ma magari lo paghi nell'arco delle tre, no? Sì, forse. Cioè, tre, sì. Hanno giocato... facendo bene in campionato nel weekend, hanno fatto questa, poi ci siamo noi, poi ce n'è un'altra a distanza di altri 3-4 giorni. Quindi la gestione delle quattro partite in 10 giorni, probabilmente lui dice non abbiamo l'abitudine e probabilmente non ha neanche gli uomini. Ho visto che informazione avete messo Pratt, ma secondo me è difficile che arriva da infortunio, è entrato un quarto d'ora nell'ultima partita, non penso che lo rischi dal primo minuto, anche perché è un giocatore talmente importante nel centrocampo della Samp che di solito, poi magari domani partirà dal primo minuto, sarà migliore in campo, di solito giocatori importanti cerchi di evitare la recidiva, quindi cerchi di farli entrare con un minutaggio magari un pochettino più graduale, però hanno delle alternative sia in difesa che sugli esterni, Caprari o Ramirez dietro le due punte, è una squadra che segna con facilità, ha fatto 9 gol nelle ultime 3 giornate, più di quanti ne ha fatti l'Inter in tutte le gare ufficiali, quindi... bisogna Giampaolo è tra bravo. Tra l'altro anche subito pochi gol, perché solamente anche due subito reti, pochi anche. Gol, ma lui è un bravo tecnico, certo che io sarei curioso e sarei anche felice per lui onestamente di poterlo vedere su una panchina di una grande che ha sfiorato a più riprese, perché si è parlato e del Milan, se non sbaglio, della Juventus, del Napoli. Juventus era quasi fatto. C'è sempre stato qualcuno che ha suonato e si è presentato prima di lui con la valigia. Allora, facciamo una chiosa su quello che sono state le dichiarazioni di Spalletti, perché lo stesso Spalletti ha riparlato di quella che è stata la partita della Champions League, ma non solo, ha anche fatto un po' di polemica su questo, insomma, polemica. C'è stata una polemica sulla biografia di Totti. Sto simpatico. È stato simpatico, esattamente. Allora lo andiamo a sentire insieme, prima sulla Champions e poi subito dopo sul libro, sull'autobiografia di Totti. Sentiamo. È chiaro che se... riesci a vincere queste partite qui ne usciamo tutti rafforzati e significa che i mezzi poi ci sono. Il punto potrebbe essere quello di riportarli sempre dentro, di andare poi a riusarli questi mezzi che ci sono. Noi ne abbiamo tratto anche beneficio sotto l'aspetto dell'entusiasmo da una vittoria del genere. La partita di martedì ha nascosto dentro se stessa anche un bonus che rivincendo domani potrebbe andare a moltiplicare quelle che sono le cose che ne ricevi. Cioè, in sintesi potrebbe essere che riuscendo a dare seguito alla vittoria anche domani varrebbe molto di più che di aver vinto due singole partite, ecco. Io non lo andrò a leggere il libro, lo leggerò quando è tutto fuori, insomma, tutti questi discorsi qui e poi casomai dopo che l'ho letto si fanno due discorsi, ecco. Ma adesso non vado a rispondere a nessuno, insomma, ecco, per l'amor di Dio. E poi c'è una partita davanti che è molto più importante di qualsiasi cosa.
Insomma, Spalletti si vuole concentrare soprattutto sulla partita con la Spezia contro la Sampdoria. Insomma, ha voluto un po' glissare sul tema, anche perché effettivamente insomma, sono cose un po' meno fondamentali in questo momento dell'Inter, perché l'Inter deve pensare a vincere contro la Sampdoria.